Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Prima di entrare davvero in profondità con il corso avanzato sui tarocchi Rider White, voglio farvi un ripasso generale e darvi le parole chiave per ogni arcano, quindi arcani maggiori e arcani minori. Però non vi darò tutte le parole chiave possibili, ma soltanto due o al massimo tre parole che in alcuni casi potranno essere anche uno l'opposto dell'altra. Questo perché delle parole chiave ne ho già parlato nel corso base, quindi non voglio fare un doppione e parlare di cose che comunque sul mio canale ci sono già, ma voglio darvi proprio un'idea generale, farvi una fotografia dell'arcano e darvi due parole o tre al massimo significa farvi comprendere quello che può essere un significato, ma anche un significato completamente diverso che quella carta può avere e poi ovviamente si andrà a vedere quale di queste parole chiave può essere utile in quella determinata stesura, in quel determinato caso particolare. Però facciamo questa fotografia veloce di tutti gli arcani e vi darò appunto queste velocissime e brevissime parole chiave. Il matto, innocenza, follia. Il mago, abilità, inganno. La papessa, conoscenza, segretezza. L'imperatrice, fertilità, sostegno. L'imperatore, dominio, costrizione. Il papa, guida, dogmatismo. Gli amanti, scelta, indecisione. Il carro, conquista, arroganza. La forza, disciplina, brutalità. L'eremita, ritiro, isolamento. La ruota della fortuna, fortuna, caso, ciclicità. La giustizia, equità, rigidità. L'appeso, prova, sacrificio. L'arcano senza nome o la morte, trasformazione, termine. La temperanza, mediazione, confusione. Il diavolo, passione, eccesso. La torre, esilio, crollo. Le stelle, speranza, ottimismo. La luna, sogno, illusione. Il sole, energia, luce. Il giudizio, rinascita, pentimento. Il mondo, completezza, equilibrio. Il seme di coppe. L'asso può rappresentare il sentimento e l'intuizione. Il 2, l'unione e l'attrazione. Il 3, la comunione e la frivolezza. Il 4, presagio, disincanto. 5, pentimento e perdita. 6, condivisione, nostalgia. 7, fantasia, tentazione. 8. Rifiuto, rinuncia. 9. Soddisfazione, appagamento. 10. Felicità, armonia. Fante, entusiasmo, superficialità. Cavaliere, seduzione, lusinga. Regina, sensibilità, emotività. Re, carisma, compostezza. Seme di denari. Asso, guadagno, materialismo. 2. Flessibilità, incostanza. 3. Progettualità, pianificazione. 4. Possesso, cupidigia. 5. Necessità, povertà. 6. Favore, carità. 7. Valutazione, insoddisfazione. 8. Lavoro, abitudine. 9. Educazione, vanità. 10. Ricchezza, eredità. Fante, praticità, banalità. Cavaliere, realismo, cinismo, regina, custodia, gelosia, re, amministrazione, commercio. Seme di bastoni, asso, iniziativa, eccitazione, entusiasmo. 2, ambizione, irrequietezza. 3, attesa e ritardo. 4, preparazione, perfezionismo. 5, competizione, conflitto. 6, vittoria, vanità. 7. Opposizione, difesa. 8. Velocità, panico. 9. Vigilanza, tenacia. 10. Fatica, esaurimento. Fante, vitalità, creatività. Cavaliere, coraggio, temerarietà. Regina, attenzione, distrazione. Re, sicurezza, presunzione. Seme di spade. Asso, potere, conflittualità. 2. Discussione, arbitraggio. 3. Errore, tradimento. 4. Meditazione, incomunicabilità. 5. Egoismo, autocompiacimento. 6. Viaggio, fuga. 7.
7. Sotterfugio, indiscrezione. 8. Limiti, legami. 9. Negazione, preoccupazione. 10. Ossessione, blocco. Fante, apprendistato, ignoranza. Cavaliere, incisività, esagerazione. Regina, onestà, rudezza. Re, analisi, contestazione. Dato questi significati così sintetici, così veloci e a volte anche così in contrasto uno dall'altra, proprio per fare questo ripasso generale, perché voi abbiate idea della parola che si può associare a quell'arcano prima di entrare proprio nello specifico. Però dal prossimo video in avanti invece cominceremo il corso vero e proprio, quindi vedremo i significati avanzati, vedremo come fare ad interpretare quell'arcano nei suoi diversi aspetti, vedremo qual è la descrizione della carta, il numero, le varie combinazioni, le varie simbologie, le varie associazioni, quindi insomma andremo proprio in profondità. Io come sempre vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.